primo maggio per chiedere più valore al lavoro, giornata di manifestazioni organizzate da CGIL e CISL e UIL in tutta la provincia di Lucca in occasione della festa dei lavoratori. Nel ricordo di Remo Garibaldi, lo stadio di Borgamozzano intitolato all'indimenticato presidente della squadra di calcio e animatore della vita sociale del comune della Valle del Serchio. Lo sport, il calcio, l'Aquila Lucchese 1-2, salvezza matematica, i rossoneri passano sul campo degli abruzzesi con un gol del giovane Bragadin al 90°. Le mura con il cuore, battuta a Venezia, il basket, palla tagliata e la squadra di Diamanti soffre ma reagisce e si impone 77-73 dopo un tempo supplementare. Martedì gara 2 in Laguna. Buonasera e buon primo maggio, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. Primo piano appunto la festa dei lavoratori, tante manifestazioni, tante celebrazioni in tutta la provincia di Lucca. Con le nostre telecamere abbiamo seguito quella di Bolognana nel comune di Gallicano e quella di Stiava, Massarosa. In piazza per festeggiare il primo maggio e chiedere più valore al lavoro. Giornata di manifestazioni in tutta la provincia di Lucca in occasione della festa dei lavoratori organizzate da CGIL, CISL e UIL. In Valle del Serchio l'evento principale si è svolto a Bolognana nel comune di Gallicano. Contrattazione, occupazione e pensioni sono stati i tre temi cardini di questo primo maggio 2016 e anche degli interventi delle istituzioni. Ogni anno qui a Bolognana ricordiamo nella festa del lavoro e dei lavoratori caduti in questa opera importante realizzata dall'Enel. E ringrazio la comunità di Bolognana che ogni anno si mette a disposizione per poter organizzare questo evento molto importante per tutta la comunità. Io credo che dobbiamo parlare del passato, parlare del futuro, ma tenendo sempre ben presente che il lavoro è un diritto e insieme al lavoro è necessario occuparci della sicurezza e delle garanzie per tutti i lavoratori. L'iniziativa, organizzata dal Comitato di Bolognana, è stata animata dalla Scuola Cantorum e dagli sbandieratori di Gallicano. In Versilia è stata Stiava, una delle principali piazze dove il primo maggio è stato celebrato con una manifestazione dedicata all'importanza e alle prospettive del lavoro. Un'attenzione particolare è andata alla sicurezza alla luce della tragedia delle cave di Carrara di 2 settimane fa. Dopo il concentramento in Piazza Cosci, il corteo ha attraversato la frazione massarosese fino al monumento ai caduti, dove è stata deposta una corona d'alloro. Davvero tanta la gente che ha preso parte al corteo e che ha assistito con partecipazione alla sfilata. Dunque l'arrivo nel giardino di Villa Gori, dove si sono tenuti gli interventi dei sindacati e delle varie autorità. E la festa del primo maggio è da sempre sinonimo anche di musica. A Capannori, in piazza Aldo Moro, si è svolto il tradizionale concerto gratuito promosso dall'amministrazione comunale. Migliaia le persone arrivate da tutta la Toscana per vedere, per assistere al concerto di Roberto Vecchioni, accompagnato dalla sua storica band. Il professore ha proposto le melodie del tour Il Mercante di Luce, che prende il nome dall'ultimo successo editoriale dell'artista. Non sono mancati poi ovviamente anche i grandi successi di Roberto Vecchioni. Un ampio servizio nei TG di domani. E a Fornaci di Barga il sole, perché insomma è stata davvero una giornata di sole, anche contrariamente alle previsioni, c'è stata la 56esima edizione della festa del primo maggio, appuntamento sempre molto atteso, sotto il segno dei fiori, del mobile, dei motori, dei prodotti tipici e molto altro ancora. Quest'anno il numero degli espositori è cresciuto ancora di più, richiamando tanta gente da tutta la Valle del Serchio e non solo, per una mostra a mercato capace di accontentare tutti i gusti, un vero successo su cui torneremo nelle prossime edizioni del TG Noi con un ampio servizio.
E adesso la cronaca, decisivo intervento del soccorso alpino e speleologico di Querceta che ieri sera hanno tratto in salvo tre alpinisti bloccati in cordata sulla cresta dei Bimbi del Monte Procinto, sulle Alpi Apuane, nel comune di Stazzema. I tre erano stati colti dal maltempo e uno di loro era addirittura rimasto appeso alla corda, bloccato nel vuoto. Le squadre del soccorso alpino li hanno rintracciati e recuperati in buone condizioni fisiche nel corso della notte. E ancora per la cronaca a Viareggio, un furto in chiesa, l'ennesimo furto in chiesa. I ladri stavolta hanno colpito alla chiesa del Sacro Cuore, non hanno preso i soldi delle offerte, bensì hanno portato via un'icona sacra, l'immagine trafugata, e sono stati alcuni fedeli ad accorgersi del fatto questa mattina. Rimaniamo in Versilia per parlare di politica, perché il candidato sindaco del centrodestra a Seravezza, Riccardo Cavirani, ha presentato la sua lista. Età media 42 anni, molti sono professionisti, quasi tutti al debutto in politica. Riccardo Cavirani ha scelto Piazza Carducci per presentare la sua squadra in lista per le elezioni amministrative di Seravezza del prossimo 5 giugno. Un pizzico di emozione per i 16 candidati alla carica di consigliere e di soddisfazione per il candidato sindaco che con la lista Idee in Comune ha riunito partiti e anime del centrodestra seravezzino. Le persone sono state scelte in base a criteri di appartenenza territoriale, quindi sono persone radicate su tutto il territorio comunale, in base a criteri di competenza e professionalità. Abbiamo geometri, abbiamo liberi professionisti, abbiamo operai specializzati, abbiamo anche studenti e ricercatori universitari, quindi abbiamo tutto un insieme di competenze e capacità che possono rappresentare al meglio il territorio comunale che noi ci prefiggiamo di andare ad amministrare. Presenti anche il sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni, in veste di vicario regionale di Forza Italia, e la consigliera regionale della Lega Nord, Elisa Montemagni. Una campagna elettorale già infiammata per la promessa dei Cavirani di allontanare, in caso di vittoria, un noto architetto comunale dal proprio ruolo. Un annuncio che ha provocato la reazione furiosa del sindaco Ettore Neri, che non esclude di portare il caso in tribunale. Credo che un'amministrazione nuova che si candida ad amministrare il comune, come appunto vengono cambiati i consiglieri comunali e i politici, sia anche giusto effettuare una turnazione dei responsabili apicali nei vari settori del comune. Quindi noi abbiamo già in mente di, tra virgolette, rivoluzionare un po' gli uffici, ma senza ledere nessuno dal punto di vista del lavoro e della retribuzione. A Borgo a Mozzano, per parlare dell'intitolazione dello stadio comunale a Renzo Garibaldi. C'era tanta gente al campo sportivo di Borgo a Mozzano per la cerimonia di intitolazione dello stadio a Remo Garibaldi. L'iniziativa è stata curata dall'amministrazione comunale, che ha giustamente voluto ricordare un grande uomo che ha dato tanto alla comunità borghigiana in molti settori. Sul palco, con il sindaco Andreuccetti, anche il presidente del comitato della festa del Baccalà e il presidente della Givi Borgo, dove Garibaldi ricopriva il ruolo di presidente onorario. Remo Garibaldi ha avuto un ruolo importante nella costruzione del gemellaggio tra la festa del Baccalà e la cittadina norvegese di Holesund, famosa per la produzione di questa specialità culinaria. Alla cerimonia erano presenti anche due ex sindaci di Holesund, amici personali di Remo Garibaldi. Durante la cerimonia Andreuccetti ha chiesto a tre ex sindaci di Borgo a Mozzano, Matraia, Brunnini e Poggi, di ricordare Remo. Per la famiglia erano presenti i fratelli e il nipote, che ha ringraziato tutti quanti per questa bella iniziativa. Anche il centro anziani del convento di San Francesco ha voluto rendergli omaggio con la posizione di una targa che lo ricorderà per sempre. Chiudiamo qui la prima parte del TG Noi, una breve pausa e poi la pagina sportiva.